Ok. Vediamo cosa abbiamo trovato scavando proprio sotto. E poi si va. Torniamoci dietro, questo è questo. Mettiamo qua.
Mi piace più il verde, però mi piace di più il verde, è così. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Ce n'è, solo che è un po' pesantino anche la magnetite, vedi? No. Comunque, come ribadisco, l'oro è nel nero. L'oro è nel nero.
Va bene ragazzi, questo video finisce qua, io vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza, per la passione, per la curiosità di vedere i miei risultati, non è che si diventa ricchi, però è affascinante o no trovare l'oro, sì, puoi farlo anche tu, assolutamente sì, quindi vado, sì, adesso qua è pieno di cose qui, va bene, è un bel oro, sì, è schiacciato ma comunque un po' puntiforme, leggermente qualcosetta di spessino, appena appena, guardandolo così in, guardandolo magari così, qualcosetta di un po' spessino, e va bene così ragazzi. Allora, adesso ritiro tutto, ti invito a iscriverti al canale se ti va, questa è la mia canaletta orco che si comporta sempre molto molto bene, guardiamo soltanto qui se avessi come al solito perso qualcosetta, che è del tutto possibile, vediamo. Oh sì, che stavo perdendo, guarda lì che sberla che c'è, la più grossa che c'è qua dentro. Vediamo. Guarda, è oro, no amica, no, maledetta, vediamo però il resto, forse ho sbagliato io a guardare, vediamo se c'era quella paglietta che avevo, mi sembrava che era una paglietta che andava giù, vediamo, invece quella era mica sicura, però vediamo se ci fosse altro, qualcos'altro c'è, qualcos'altro c'è. Guarda, guarda nel lavaggio, guarda nel lavaggio senza battea cosa succede, guarda, ma guarda, guarda, guarda nel lavaggio se non metti sotto un altro piatto, ma guarda quanta roba che perdevo, adesso vi faccio vedere, questo non vuol dire che non sono capace di lavare un piatto, è che essendo un materiale pesante per poterlo portare via dalla battea probabilmente ti avvicini quasi al peso specifico dell'oro, no? Per fare quei giochetti di acqua, quindi guarda, perdevo parecchio a sto giro, ma guarda te. Ti rendi conto? Guarda quanto ne perdevo, e questa è bella grandicella anche, madonna, c'è tante, quindi mettete sempre sotto un altro piatto, qualcosa, perché oh, qua, guarda quanto ce n'è, e questo da aggiungere all'altro, ah, adesso qui non c'è più niente, quindi questo si può lavare, diciamo così piano piano, ma
Questo è quello che perdevo, ragazzi. Mamma mia, c'è... qua c'è una campionatura, c'è una prospezione. Ma dimmi te. Papazzi. Oh, solito consiglio, allora di mettere via. Cioè di mettere via, di mettere sotto un. Mettete sotto un coperchio, ma che merda, guarda che roba. Ma guarda cosa buttavo. Una quindicina di puntini micro pagliuzzette e una pagliuzzetta di 2 mm, hai visto? Va bene ragazzi, solo per questo, solo per questo consiglio e questa prova merito un pollicione, che dite? Ci vediamo al prossimo video, iscriviti se hai voglia, se ti va vieni a salutarmi e ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti, ciao.